Il 2020 è stato un anno sicuramente molto positivo in termini di vendite, quindi con una crescita importante, una crescita record nell'ordine del 5% complessivamente, e questo, ricordo, non è il tasso di crescita a cui eravamo abituati per dei mercati che possiamo senza ombra di dubbio definire maturi, quindi mercati che crescevano prima del 2020 nell'ordine dell'1,5-2%. Ma la trasformazione, diciamo, il risultato quantitativo, le vendite non raccontano tutte le trasformazioni a cui abbiamo assistito. È vero che quando un mercato cresce, questo aiuta molto, diciamo, le aziende a crescere, quindi questo sicuramente dato positivo si è riflesso su molte delle aziende della distribuzione e del largo consumo. Però in realtà un mercato che cresce non ti aiuta a crescere in termini di quota di mercato. Per crescere in termini di quota di mercato devi saper essere più bravo dei tuoi concorrenti, quindi a prescindere dal fatto che il mercato cresca, decresca oppure rimanga, diciamo, sugli stessi livelli. L'ultimo anno ha accelerato questa esigenza di lavorare sugli assortimenti, perché anche in termini di trasformazione di categorie acquistate, di prodotti acquistati, ci sono stati dei movimenti che sono dei veri e propri terremoti all'interno del carrello della spesa. Quindi ci sono state categorie che sono cresciute molto, ci sono state categorie invece che hanno perso. Quindi da qui l'esigenza forte di andare a rivedere gli assortimenti, le categorie, ma non solo, anche, diciamo, il negozio. Io mi piace sempre portare il caso di alcuni, diciamo, dei surgelati, no? Che forse sono anche uno dei casi più emblematici di crescita significativa, e tutte le implicazioni che poi questo cambiamento in termini di stili, diciamo, di acquisto, porta, come necessità di cambiamento del punto di vendita e dell'offerta sul punto di vendita. Sicuramente dobbiamo prepararci ad un andamento di mercato che sarà un andamento, come dicevo, fatto di alti e di bassi, e soprattutto avremo dei contraccolpi, quindi diciamo dei picchi negativi nel momento in cui ripartirà un po' il consumo fuori casa. Quindi questo sicuramente è un elemento importante, e anche su questo, diciamo, torneremo tra pochissimo. Se andiamo sulla prossima slide, abbiamo messo a fuoco i quattro, diciamo, elementi che ci sembrano quelli più caratterizzanti, quelli più significativi da condividere oggi, e che caratterizzeranno appunto il mercato nel prossimo futuro, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Allora, questi quattro elementi sono la multicanalità, una, diciamo, competizione sempre più intensa ed anche sempre più allargata, un richiamo molto forte che il cliente ci sta facendo, il sistema ci sta facendo all'efficienza, e poi ultimo, ma davvero non ultimo in questo caso, la territorialità a cui già, diciamo, si accennava nell'introduzione di questo meeting. Attenzione, perché anche i primi tre gruppi distributivi hanno alla loro base realtà associative, diciamo, fatte di diverse aziende, fatte di diverse insegne. E soprattutto, se andiamo a guardare dove si gioca la partita della competizione, dell'allargata, dell'efficienza, questa competizione in Italia continua ad essere una competizione molto locale. Infatti, diciamo, disaggregando un po' i dati, vedrete come l'Italia continua ad essere uno splendido mosaico. Questo è un fattore di, diciamo, sicuramente che mette alla prova l'efficienza del nostro sistema, ma è un fattore di straordinaria ricchezza, perché nell'87% delle province italiane il leader locale è ancora, diciamo, il leader di territorio è ancora un'azienda locale. Quindi specificità rispetto al territorio presidiato, valorizzazione delle insegne locali, assortimenti tarati sui bisogni dei consumatori, diciamo anche in maniera specifica e ritagliata sul territorio. Credo che questi sono, diciamo, valori su cui si giocherà la competizione futura, e che questi valori non siano stati minimamente intaccati da, diciamo, da questo tsunami che abbiamo visto essere provocato dalla pandemia, e che ha cambiato strutturalmente i consumi.